Due pediatri per 13 comuni per 2.700 bambini. Sono questi i numeri che raccontano l'emergenza legata alla carenza di pediatri in Val Pescara che il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, è tornato a denunciare con un presidio di mamme, papà e bambini scesi in Piazza Unione a Pescara per far sentire la propria voce davanti alla sede del Consiglio regionale. Intanto siamo tornati qui nuovamente in forza e abbiamo la collega Barbara Stella e il deputato Gianluca Vacca. Il Movimento 5 Stelle c'è stato al primo giorno. La prima manifestazione la organizzammo noi un anno fa, siamo stati sempre accanto al comitato, c'è una soluzione, certo l'abbiamo detto il primo giorno, oggi viene confermata. Nella Val Pescara serve urgentemente, immediatamente almeno un altro pediatra, il terzo pediatra, perché così le mamme non ce la fanno più, sono liste d'attesa lunghissime, non solo devono fare dei viaggi molto lunghi, chilometri e chilometri per raggiungere il pediatra. Si può fare, la regione si ostina ancora a dire che non si può andare in deroga degli accordi integrativi regionali, si può fare perché il Ministero pare abbia detto che appunto la regione può derogare, lo può fare, qui è confermato anche da alcuni parlamentari che oggi sono presenti, sicuramente noi provvederemo a scrivere formalmente al Ministero e a farci rispondere che questa deroga si può fare, non capiamo perché pare non ci sia la volontà da parte della Regione Abruzzo, oggi si sta parlando anche con l'assessore regionale alla sanità Verì, ci auguriamo che oggi dia il sì definitivo a questo problema. La carenza non c'è solo nella Val Pescara, il problema è anche regionale in tanti altri posti, almeno a mio avviso da un calcolo che ho fatto servirebbero 10-15 pediatri in più per coprire, per rendere il servizio, erogare un servizio efficiente ed efficace. Ci auguriamo che venga messo mano e risolto il problema Abruzzo, sicuramente non solo della Val Pescara, ma oggi si sta qui manifestando per il problema della Val Pescara. Maria Toppi è una delle mamme che oggi è venuta in Piazza Unione a protestare. Qual è la situazione? Allora, la situazione è che da 2 anni si è venuta a creare una carenza di pediatri, perché siamo passati da 4 pediatri a 2 pediatri con sempre lo stesso numero di bambini. Gli attuali pediatri adesso si trovano ad aver superato i massimali, gli è stata data una deroga, il massimale è di 800, ma in effetti i bambini sono 2.700, quindi ne sono davvero tanti e questo comporta che non riusciamo ad avere un buon servizio. L'ultima pediatra che è subentrata ha chiuso gli studi che avevano i precedenti pediatri nelle località montane, quindi oltre al disagio delle visite che devono fare, hanno anche il disagio di fare tanti chilometri, quindi in pieno inverno, con la neve, con le strade che sono quelle che sono, con dei bambini malati, fare anche tutti questi chilometri e poi fare anche delle file. Adesso non fanno neanche entrare negli studi, quindi anche aspettare fuori è un disagio che non finisce più.